visto che questo evento si svolge nell'ambito della manifestazione Expo Brianza, il comune di Bovisio Masciago ha deciso di invitare per questa serata una band brianzola, Scans e i Massacaini. Chi è Scans? Lui, sono io Scans. Sei anche il fondatore del gruppo, giusto? Sì, diciamo che sono l'ideatore, a me è venuta un giorno l'idea di quella di cantare in dialetto, di fare qualcosa di diverso e allora ho arruolato questi tre baldi giovani. Esatto, e per poter divertirci innanzitutto, creando qualche cosa di nuovo e qualche cosa di divertente soprattutto, un po' esaltando le tradizioni della Brianza. Appunto sono nati gli Scans e i Massacain, quindi folk and roll band in dialetto brianzolo. Come mai Massacain? Ma in realtà, adesso questo lo spiega Jack, è stata una cosa divertente e anche un po' assurda. Spiegaci un po'. Innanzitutto presentati. Io sono Jack Giacomo Orlandi, per loro, Jack. Allora, il nome Massacain non ha proprio delle radici, diciamo, forti, nel senso che sono uscito un giorno dal lavoro, stavo camminando e ho detto, ma perché non ci chiamiamo Scans e Massacain? Allora ho mandato un messaggio a loro, col cellulare, a Maver, a Matteo e a Scans ovviamente, e mi hanno detto va bene, ok, bello. E da lì è nato Massacain. Sotto sotto c'è il significato della gallina, il simbolo della gallina, che è quell'animale che nelle corti della Brianza un tempo, diciamo, passeggiava e ogni tanto starnazzava qua e là. E quindi c'è starnazzava. Cosa fa la gallina? Com'è che si dice? Pigolava qua e là. E quindi niente, è nato così, giusto come gallina, come simbolo appunto della tradizione. Tutti i contadini avevano le galline alla fine. E quindi, Massacain. Quindi nessuno di voi ha un passato come ammazza polli? Beh, si potrebbe creare una professione, eh? Quando uno ha fame, chiama il Massacain che viene, ammazza la gallina e poi tutti insieme a tavola. Doppio lavoro, insomma. Beh, a questo punto, ora che si presentassero anche gli altri due membri del gruppo. Matteo, chitarra elettrica. Sono Maver, batterista. Ma i testi chi li scrive? I testi li scrivo io con le musiche e loro insieme, soprattutto loro, arrangiano i pezzi. Quindi ci troviamo tutti insieme, diamo vita poi ai brani. E sei tu l'esperto in dialetto? Sì, mi piace, è lui, di origini salernitane. Esatto. No, sì, scrivo i brani, poi con l'aiuto di alcuni esperti comunque approfondiamo il dialetto, anche perché è facile parlarlo ma è difficile scriverlo, per cui è bello anche tramandare la tradizione scritta del dialetto e non è facile. Stasera cosa ci proponete a Expo Brianza? Stasera vi proponiamo tutto il nostro repertorio, tra cui le 10 canzoni che stiamo registrando in questo periodo che andranno nell'album che uscirà, spero presto. Vogliamo uscire con una sintesi dei nostri 4 anni, sperando di rappresentare al meglio il nostro lavoro. Come si intitolerà? Avete già un nome? Ci stiamo lavorando perché vogliamo dare un buon significato all'album, per cui è ancora in fase di costruzione. Bene, allora in bocca al lupo per stasera e aspettiamo di vedere il vostro album, anzi di ascoltarlo. Allora, grazie mille, Crepi. Grazie. Grazie. Yeah.
Grazie.